sui social si scrive tutto e il contrario di tutto, uno si può sbizzarrire, la verità è questa. Stiamo lavorando per andare nel senso di quello che ci chiedono i cittadini, di quello che ci chiede appunto all'economia del territorio di restituire l'area al porto, di entrare nei confronti del sito a fare una bonifica importante e di non lasciare, d'accordo con l'azienda, perché solo insieme all'azienda puoi fare questo, nessuna famiglia senza reddito. Si parla di Ferriera ed è certamente incisiva la risposta dell'assessore regionale all'ambiente Fabio Scoccimarro ai sempre frequentissimi commenti su come poter tutelare la salute dei cittadini. Si sta lavorando per garantire sia quest'ultima che la tutela dei lavoratori. Questa trattativa sta andando avanti, stiamo trattando con la proprietà ovviamente non era e non è entusiasta, lo dice chiaramente il cavaliere Arvedi, mi avete chiamato qua per fare investimenti e adesso mi date un calcio nel sedere, questo detto in estrema sintesi. Premetto che capisco benissimo il disagio degli abitanti di Servola e non solo, che la giunta Serracchiani ha fatto una scelta che noi non condividiamo, ma una scelta dal loro punto di vista legittimo, hanno pensato di salvaguardare gli oltre 300 posti di lavoro. Noi non siamo d'accordo sul fatto che questa fabbrica impattante possa continuare. Rispetta i limiti? Quasi sempre sì. Entro fine mandato, entro il 2023, si vorrebbe quindi trovare una soluzione e limitare il più possibile i danni ambientali tramite bonifiche e riconversioni. Operazioni però che sarebbero da valutare in concerto con la proprietà e senza possibilmente scontentare troppo l'apparato lavorativo che gravita intorno a un complesso industriale così ampio. Questo fenomeno è molto difficile da contenere. Questo imbrattamento fastidiosissimo, che si vede sempre sui social, lo vedo anch'io, è sufficiente per chiudere la fabbrica? Non è sufficiente perché la legge non consente di chiudere la fabbrica con questa evidenza. Il problema lo sto affrontando in maniera seria. Se chi mi ascolta e chi si sbizzarrisce sui social con varie battute vuole continuare a farlo, lo faccia pure. Poi vedremo se alla fine chi come me non ha fatto annunci ma sta lavorando ogni giorno per arrivare a questo risultato condiviso da tutti e lo porterà a casa, che comunque, ripeto, è un qualcosa che ci siamo trovati preconfezionati in casa, che non abbiamo voluto e che la legge attuale non consente di chiudere.